Fare la politica, nuova vita, eccoci, decidere, me ne frego, comandare, sovranismo, italiani, punto esclamativo. Il saggio introduttivo di David Pidussa è un percorso, un excursus sul parlare del fascismo, parlare fascista, parlare da fascisti, e su come si costruisce, poi lui molto meglio di me ovviamente potrà argomentare al riguardo, e come si costruisce una logica discorsiva dentro la quale si fa valere un'egemonia politica e culturale. Io l'ho detto così, il saggio è piccolo e molto denso, molto forte. E al riguardo ancora una parola, anzi due, sul redattore di questa sera, che molti di voi conoscono, ma affinché tutti possano sapere che Pidussa è dire illustre storico delle idee dei movimenti sociali, vive e lavora a Milano, anche se in omaggio a Zygmunt Bauman liquido si muove un po' ovunque, le esistenze sue, mie e di altre persone qui presenti, sia di social media come quella di David, si sono incrociate ripetutamente su una pluralità di temi, non lo dico per questione di piaggeria. Io ritengo che David sia uno degli elementi più brillanti a livello europeo sul pensiero politico e sociale, non lo dico per piaggeria, lo stimo moltissimo, ci lavoro molto bene insieme, non l'abbiamo invitato per quello, l'abbiamo invitato comunque perché vale a prescindere dal lavoro che noi abbiamo fatto. E tra i molti lavori che ha, potete visionare, ormai posso dirlo, sul web trovate biografie, trovate le bibliografie, tra i molti lavori che ha fatto e che sta facendo, c'è anche questa curatela, come si dice in gergo, di una selezione specifica di testi mussoliniani intorno ai quali lui ha fatto per l'appunto una rete e un percorso di significati. Parlando del passato, ma guardando il presente, perché questo va da sé, è un tema che in qualche modo ci accompagna in questo come in tante altre cose che andiamo facendo. Grazie della presenza anche molto numerosa, qualcosa fa molto piacere, alcuni volti sono noti, proseguiremo, lo dico per certuni, non per certi altri che già lo sanno, questo tipo di riflessioni anche in altre sedi, l'Istituto Salvemini in parte in causa, ma la Fondazione Università Popolare quest'anno dedicherà un corso di storia contemporanea su questi temi qua, perché sono temi di grande pregnanza in buona sostanza, non si esauriscono solo con alcuni incontri pur molto densi. E avremo sicuramente modo, qua parlando di diritti negati, fra l'altro, di libertà con un cape e non solo, di identità manipolate e trasformate, di tornare anche in altre circostanze in questa medesima serie. Do adesso la parola a David Pidussa, entro direi le 7, se riusciamo ad aprire un minimo di discussione, insomma, sei tu che a questo punto io ti... Prego. Allora, tanto grazie. Spero di mantenere l'attesa che questa signora ha creato indebitamente. Allora, è un'aura grigia ma mi so. Questo mi preoccupa. Allora, detto questo, allora io penso, io da una parte vi voglio raccontare per certi aspetti come è nato questo libro, non vi voglio raccontare il contenuto di questo libro, perché la storia di costruzione di questo libro è anche la storia di un confronto che ho avuto, e è anche stato un processo di crescita con le persone con l'ho pensato, perché non l'ho pensato da solo, ed è anche il risultato, diciamo, in qualche modo di un processo di riflessione che è nato con persone che sono quasi due generazioni dopo di me. Questo libro è nato più di un anno fa parlando con alcuni degli studenti di una roba che si chiama Master in Public History, che ho avuto così la voglia di costruire non da solo. L'Università Statale di Milano, allora ancora lavoravo, perché io sono pensionato, anche se cullato, con Fondazione Feltrinelli, di cui sono stato un dipendente per circa 35 anni, e l'idea era che se tu vuoi parlare di public history, lo dico perché in un qualche modo sta dentro a questo processo, la public history non è la divulgazione della storia, è un'altra cosa, la public history è quella cosa in cui tu usi i documenti, possono essere testi, essere manifesti, possono essere fotografie, possono essere canzoni, possono essere
scritte murali. Usi quei documenti e quei documenti devi saperli rivisitare guardando il linguaggio di quel tempo, ma capire anche cosa quel linguaggio e quanto quel linguaggio parla a te e cosa te fai a cercare quei linguaggi diversi. Cioè, è un meccanismo che conta tantissimo, come dire, il rapporto non solo di produzione, ma conta tantissimo quello che in gergo si dice il fenomeno di ricezione. Cioè, quello che devi preoccuparti è capire cosa ti rimane. Non c'è un pubblico passivo. La differenza fra il Novecento e i secoli che lo precedono è che il Novecento, se da una parte ha prodotto alfabetizzazione, l'alfabetizzazione è quel processo per cui io prima ero analfabeta, ora posso pensare di pensare da solo, o almeno posso illudermi di pensare da solo, ma in realtà io ogni prodotto che mi trovo davanti lo devo ritradurre per le competenze che ho, le informazioni che ho, la acculturazione che ho avuto, e dopo decido se lo voglio riutilizzare, come lo riutilizzo, chi mi aiuta a riutilizzarlo. Cioè c'è un meccanismo per cui il Novecento, che sembra un secolo in cui il processo di acculturazione ti viene venduto e ci viene venduto come la capacità autonoma di farsi un'opinione, in realtà è un processo di costruzione dove la tua opinione è costruita insieme ad altri, tu non sei solo. Primo punto. È importante questo. Perché è importante? Perché l'Ottocento è ancora, stando sul rapporto alla carta stampata, un secolo libresco. È un secolo dove io mi faccio un'opinione perché leggo delle cose e mi convinco. Il Novecento è un secolo auricolare. Io ascolto delle parole e nel frattempo io ho delle emozioni. E le mie decisioni sono in base alle parole, ciò che trattengo e le emozioni che ho avuto. O che ho condiviso con qualcuno. Queste emozioni possono essere, come dire, perché io sono lì sulla scena, quindi magari in un luogo dove sta avvenendo una cosa, perché l'ascolto per radio. Non semplicemente ascolto qualcuno che c'era nella racconta, questo è un fenomeno di tipo premoderno in cui credo l'opinione. Ma nel Novecento io ascolto qualcuno che mi sta descrivendo la scena che sta vedendo, e quella scena che sta vedendo, o che io vedo con lui perché la vedo in televisione, ma di quella scena io ho la traduzione per le parole che il tizio che è lì o la tizia che è lì mi racconta, io tratterrò le parole. E le parole avranno valore perché saranno connesse con delle scene. Perché è importante questo? Ed è importante su questa partita. Perché per quanto esistesse la radio, Benito Mussolini ha parlato a folle, non ha parlato come lo ha parlato Franco. Aveva bisogno di un rapporto fisico. E questo è accaduto a molti altri attori politici del Novecento. È accaduto a Trotsky, è accaduto a Lenin, è accaduto a Mitterrand, se volesse volevamo stare tra di noi. Non è accaduto, per esempio, con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher non aveva un rapporto con lui. È significativo questo. Questo per dire che non c'è un dato di differenza cronologica nel corso del Novecento. Cioè, cosa te pensi che sia il pubblico a cui tu stai parlando? Quanto lo vuoi coinvolgere con te? Che tipo di parole vuoi usare? Come pensi che quello crescerà con te? Perché dico questo? Perché il tema di cui più o meno, no, io penso sia interessante occuparsi intorno a Benito Mussolini, sia come l'Italia e come un'opinione pubblica è entrata nell'età del Novecento intorno alla guerra, cosa ha memorizzato, cosa ha trattenuto di quella esperienza, cosa ha raccontato anche a generazioni dopo di lei che hanno vissuto, fossero essi nipoti o i loro nipoti, quegli anni, e alla fine come l'ha, diciamo fra virgolette, in qualche modo costruito un insieme fotografico immaginario di questo secolo. Guardate, noi quando dico un immaginario fotografico, perché di solito, ed è il secondo elemento che vi voglio mettere di riflessione, poi noi pensiamo che la documentazione scenografica, la documentazione visiva, sia una documentazione che si costruisce per accumulo di materiale. Se voi andate a prendere un testo che è uscito 2 mesi fa in libreria, si intitola La storia d'Italia in 100 foto. Dal punto di vista, l'ha fatto la terza, è diviso in 4 capitoli,
un capitolo l'ho scritto Vittorio Vidotto, si va più o meno dagli anni 70 dell'Ottocento fino alla prima guerra mondiale, un secondo capitolo l'ha curato e l'ha scritto Emilio Gentile, perché le foto esistevano, dalla postfazione sembra di capire che un fotografo ha scelto le foto, ha messo in mano, e qui c'è già una preoccupazione non chiarita nella costruzione del volume, se le foto che ha messo in mano sono delle foto in cui quelli hanno ricevuto le foto e non potevano sceglierne altre, dovevano commentare quello, oppure no, questo non è chiaro. Ma comunque, mettiamo che quelli sono trovati in mano le foto e dovevano scrivere una scheda che era divisa in due, le prime 10 righe raccontava cosa vedi nella foto, le seconde 10 o 15 righe devono raccontare perché quella foto è significativa nel corso dell'epoca di tempo che loro hanno curato, quindi vuol dire per Vidotto dagli anni 60, l'Unità d'Italia fino alla prima guerra mondiale, per Emilio Gentile dalla fine della prima guerra mondiale alla caduta, alla liberazione, per Simona Coarezzi dalla liberazione fino al 1979, per Giovanni De Luna dal 1980 al 2016. Ok? Ora, se io sto sull'evento fotografico, ci sono due modalità con cui posso valutare le foto e con cui posso, per foto, in questo caso io intendo non solamente, in quel caso, come nel libro, fotografia, ma anche come tu clusterizzi parole che diventano a loro volta come degli slogan che stanno sul muro, perché queste sono le foto dentro un libro di storia, per cui la fotografia diventa l'elemento che ti racconta una storia. Vi do un esempio. Se voi andate a prendere la mostra che Renzo De Felice organizza nel 1983 a Roma sugli anni 30 e gli anni 40 italiani, la foto finale, che è il crollo del fascismo, è le truppe americane che arrivano a Milano. Siamo al 6 maggio del 1945. Se voi andate a prendere il volume della storia d'Italia, la storia fotografica del PC, che gli editori riuniti pubblicano nel 1981 in due tomi, ed è una storia fotografica che non riguarda la storia dell'organizzazione del PC, in realtà è la storia d'Italia vista con un occhio culturale che è la cultura del PC. La fine del fascismo è Piazza del Popolo. Ma voi andate a prendere l'ultima foto con cui Giulio Bollati chiude l'annale della storia d'Italia nautica, il numero 2, che è dato un'immagine fotografica dal 1845, cioè dalla prima foto esistente come documento della storia fotografica, al 1945, è la foto di chiusura di quell'annale, quindi fine della lotta partigiana, fine del fascismo, liberazione. La foto ve la descrivo ed è fantastica, io la trovo il che dice che la foto non è mai. È come l'assassino di un giallo. Tu prima scegli la foto con cui chiuderai il tuo percorso e dopo costruisci il percorso dietro che giustifica quella foto. Allora, la foto è, non so quanti di voi conoscono Piazzale Roma a Venezia, più o meno siete stati tutti. Quando voi arrivate a Piazzale Roma da Mestre, da Conte, sulla vostra destra, prima di entrare a Piazzale Roma, c'è un enorme garage. Il muro che sta dietro nella curva è un muro piano. Allora, la foto di chiusura, ma questo lo dico perché se non si capisce, la foto di chiusura di quell'annale è dei muratori del comune di Venezia che semplicemente staccano i fasci dal muro. Fine del fascismo. Voi non avete né lotta né sangue, avete, tra virgolette, si è detto, l'Italia trasformista. Avete un passaggio che è continuità, dove non c'è discontinuità. Allora, quello che voglio dire è, se io voglio valutare le parole che in politica formano il vocabolario delle persone, devo ragionare allo stesso modo, cioè devo capire non chi conta le parole, ma quante parole io trattengo. Dopodiché devo capire perché quelle parole in quel linguaggio sono significative, cioè devo capire da dove quelle parole nascono. Se nascono perché quella persona le forma lui, o se le eredita dalla sua acculturazione precedente. Che cosa sceglie di quelle parole? E quindi quale immaginario ha nelle parole che sta usando la sua visione sociale, culturale, politica, diciamo così, di come guarda il mondo. Sapendo che, magari oggi meno, ma sicuramente per una parte del Novecento, la parola che io uso in piazza, rivolgendomi ai miei, che poi siamo folla, cinque amici, non importa, quelli che mi rivolgo ai miei, faccio due pezzi. Faccio in modo che quella parola, o quel grumo di parole, o quella metafora, divenga vocabolario. Avrebbe detto
un signore per cui quando ho costruito, sono andato a discutere questo libro con un amico con cui ho costruito tanti altri libri in vita mia, questo signore, che ho costruito quando lavorava in Enaudi, l'ho costruito quando lavorava alla Bur, poi alla fine ho fondato Chiare Lettere, lui mi ha giunto una telefonata e siamo andati avanti a costruire questo signore, si chiama Lorenzo Pazzi. Allora, con Lorenzo inizialmente c'è stata tutta una discussione se farlo o no, questo libro. E come farlo? E cosa scegliere? E io ho proposto solamente due variabili, ho detto guarda, io non voglio discutere, o meglio, per me è importante stabilire due variabili importanti. La prima dice che asse temporale teniamo per fare questo ragionamento. La seconda dice se i testi con cui ragioniamo sono in grado di essere clusterizzati, una parola chiave, su quelle che ha letto prima Claudio, che in un qualche modo tutte insieme ti forniscono forse un indizio per capire come funziona un vocabolario. Allora, primo tema del tempo. Noi, chiunque in Italia ha discusso di fascismo negli ultimi anni, ha sostanzialmente ragionato sul fascismo degli ultimi 7 anni. Io volevo fare invece un ragionamento sul fascismo originale, che è non parlato nella discussione storica. Cioè, il fascismo, inteso il fascismo movimento, se volete, l'inizio anche dal maggioritario in poi, se volete anche prima, spesso anche con parole che non appartengono né a Mussolini né all'arditismo del 19, perché le parole che poi non abbiamo assimilato come fascismo, in cui c'entra tantissimo, ad esempio, l'elemento razzista o l'elemento xenofobico, non appartengono al movimento fascista originario, appartengono al movimento nazionalista. Quindi, anche lì, questo semplicemente per il movimento nazionalista intendo esattamente Alfredo Rocco, che è stato ministro della giustizia, l'antifascismo, cioè intendo Federzoni, cioè quello, insomma, come andate a prendere cosa pubblica, l'idea nazionale. Tra il 1911 e il 1912, su che italiani durante la guerra erano tutti, e voi avrete già l'impasto di linguaggio che ritroverete nel 1928. Ma se voi andate a prendere il popolo d'Italia dal 1919 al 1922, quelle parole le trovate. E non perché quelli se le sono dimenticate, perché non appartiene al vocabolario di partenza di quel movimento. Allora, primo dato, tu devi fare. Come dire, come se tu facessi uno scavo di tante piste. Il secondo è dover capire dove cominciare, ma soprattutto dove finire. Allora, mi parto prima da dove finire. Per me dove finire era accettando l'ipotesi storiografica della scuola di Enzo De Felice, soprattutto Emilio Gentile, era finire prima della costruzione del cosiddetto Stato totalitario fascista. Cioè, quello che è importante è capire il garage di costruzione del lessico, non quando questo ormai è compiuto. E quindi era importante arrivare prima della crisi economica del 29. O se volete, prima dell'accordo con la Chiesa, prima dei piccoli spazi di autonomia riconosciuti all'azione cattolica. Perché laddove ancora esisteva un margine di manovra per alcuni singoli soggetti, lì davvero si fonda un vocabolario che era, voleva essere un vocabolario mobilitante, non semplicemente un vocabolario militante, mobilitante. E tu dovevi in maniera fortissima segnare l'identità che volevi costruire. Te lo era un fatto obbligato, conseguente del fatto che tu avevi di fronte degli avversari. Perché un linguaggio che è costruito, in totalitarismo costruito, non ha nessun problema a giustificare se stesso. E non ha nemmeno il problema di dare coerenza a quello che dice. Ce l'ha quando deve ancora la partita, anche se per poco, e anche per pochi spazi, ancora aperto. Punto. Ed è il motivo per cui mi sono fermato prima del 29, mi sono fermato al 1927. Quello che il pezzo che si chiama Italiani con il punto esclamativo è la prima parte del discorso che Mussolini tiene
il 26 maggio 1927 al Senato del Regno sulla, la ricchezza del numero, si chiama così il tema, ed è come si garantisce lo sviluppo di questo paese attraverso una famiglia glorifica. Voi mi direte, questo io posso ridurre questo fatto a un qualsiasi elemento di ideologia antiabortista, ma il problema è che io dichiaro la famiglia prolifica non perché non voglio l'aborto, la dichiaro perché ritengo che la sfida che io ho mondiale sia la forza del numero, che è un'altra cosa, non è se io faccio la famiglia numerosa, è a cosa mi serve. Quale tipo di politica vuole costruire sulla famiglia numerosa? E dove il problema è come io costruisco l'identità, l'ideologia e la cultura della famiglia numerosa, che deve essere rigorosamente nazionale. Cioè a dire, senza l'elemento del linguaggio razzista, anche se può avere trasportato in opuscolo, questo discorso si chiama la razza italiana, però io non ho voluto mettere. Perché questo avrebbe indotto tutta una serie di critici a dire che io facevo un passo di 12 anni in anticipo rispetto alla realtà. Mentre invece il tema era quale sociologia e politica demografica te costruisci e perché la costruisci per me. Guardate, talmente e che ancora non corrisponde al fatto di esserci un fascismo compiuto e da solo con l'elemento fascista. Perché vi potrei dire che gran parte oggi della discussione che te hai sulla debolezza della nazione italiana oggi, se vuole da scavare, ma anche scavando proprio, nel senso comune, l'elemento della famiglia ridotta torna nel senso comune. Da dove farlo partire invece? Allora io volevo farlo partire invece dentro il linguaggio del Mussolini socialista, dove il Mussolini socialista è il Mussolini socialista davvero, no? Del Mussolini socialista due mesi prima che scriva l'articolo sulla neutralità, cioè non c'è niente, no, non è proprio un incazzato romagnolo socialista mezzanetto. E c'è un pezzo, quello che si chiama Elogio alla Truppa, che esce nel 1904, Mussolini ha 21 anni. Lo scrive su un periodo che si chiama La Foppa, dove tutto il tema dell'elogio, dell'incultura contro la macchina culturale, viene fuori tranquillamente. E sta dentro un linguaggio che appartiene al linguaggio socialista dei primi 10 anni del Novecento italiano. Quindi non è che quello automaticamente già mi prefigura una famiglia. Così è chiaro. Sta dentro a un pezzo della cultura politica che si colloca a sinistra. Non che si colloca a destra. Perché in quegli anni chi si collocava a destra faceva tutto il ragionamento sulla culturazione, magari specialistica, per cui devi avere una culturazione dei mestieri, non della cultura accademica, ma tu avevi una modularità dove tu non facevi l'elogio della famiglia. Lo stesso linguaggio lo ritrovate negli articoli di Mussolini del 1908-1909, quando lui torna alla Svizzera, le trovate prima ancora che lui divenga direttore della Valle. E le trovate sulla Avanti, perché lui diventa direttore della Avanti, esattamente perché usa quel vocabolario, non perché ne usa altro. E quando ho scelto un testo, non mi trovate lì, però non mi ricordo come si intitola, comunque che non è nemmeno completo, perché il testo non l'ho trovato completo, quello che esce è una sintesi, cioè sono pezzi cuciti che lui controlla, che è una conferenza che lo tiene a Firenze nel febbraio del 1914, quindi siamo lontano dalla settimana rossa, si intitola Il valore storico del socialismo, dove tutti gli autori, cioè lui cita tutti gli autori che fanno parte della, si potrebbe dire, che compongono lo scaffale di libri che lui ha dietro le spalle del socialismo italiano, o che per lui sono il socialismo italiano, o meglio, sono il socialismo in Italia. E lì dentro ci trovate un po', di Marx, ci trovate un Engels molto scelto. Ci trovate tutto Sorelli, ci trovate Lagardelli, ci trovate tutto il devenir sociale, cioè tutta la parte di sindacalismo, fra anarco-sindacalismo e sindacalismo nazionale francese del 1910-1912,
cioè ci trovate sostanzialmente con un buon 70% una biblioteca che Benito Mussolini avrebbe potuto tranquillamente dimenticare nel 1931. Allora, perché è importante questo dato? Perché dice che quello che accade quando lui pubblica appunto l'intervento sulla neutralità, che è quello su cui avviene la spaccatura per l'espulsione della parte socialista il 18 ottobre 1914, avviene su che cosa? Non avviene sulle parole, non avviene sullo scenario complessivo del linguaggio creato, avviene su un altro fatto che paradossalmente, se io dovessi, magari quelli che hanno meno di 30 anni, questa parola non dice niente, chi ce l'ha la mia età, e quindi ho 64 anni, sono 55, magari dice niente. Voi ci trovate il linguaggio che un signore che si chiamava Mario Tronti nel 1964 usa quando si parla dell'autonomia del politico. Cioè dice, una cosa è la teoria che ho in testa e un'altra cosa è come io uso le faglie che mi si creano nello scenario politico per essere io a padronirmi della scena politica e costruire io la forza della politica. Perché questo è il pezzo che scrive Benito Mussolini e pubblica su Avanti il 18 ottobre 1914. Ed è su questo pezzo che gli risponde positivamente sul Grido del Popolo due settimane dopo Antonio Gramsci, che condivide esattamente lo stesso impianto di modalità della politica proposta da Benito Mussolini. Questo per dire di nuovo che il problema non è se appunto quello è fascista ragione, no, che è un processo di costruzione che seleziona, prende, conserva, era una butta. E dopo, lentamente, sempre sulla falla di come si costruisce la forza della politica, costruisce cose. Perché questo è un dato interessante. Perché è interessante come costruisce cose e cosa rimane? Poi mi fermo, già parlare di cose. E cosa rimane? Vi voglio fare un esempio storiografico che non c'entra niente col fascismo, ma c'entra tantissimo sulla memoria. 30 anni fa, Zygmunt Bauman ha scritto un libro che non apparteneva al tempo della lingua liquida, ma ragionava su quelle che sono il sottofondo delle opinioni. Meglio, il sottofondo di te che pensi, agisci, quali sono le parole, gli atti, le modalità che non ti fanno problema. Questo libro si chiama Modernità e Olocausto. Dentro a quel libro, Zygmunt Bauman dice una cosa che io, per me è stata illuminante, e cioè non è vero che una volta che è crollato il nazismo io ho eliminato tutti gli strumenti e tutti i materiali che hanno fatto in essere quella macchina politica, culturale, mentale, linguistica, perché rimangono nella mentalità dei pezzi di ragionamento che magari non faranno la stessa cosa nello stesso sistema, ma che per te sono ancora, come dire, coerenti. Per cui vuol dire, ve lo traduco diversamente, una volta che tu abbatti i sistemi totalitari, quello con cui devi fare i conti è la mentalità totalitaria, non se c'è ancora delle tracce, diciamo, formali di totalitarismo. Allora lui, per fare questo ragionamento, ricorda i dati di un esperimento che si chiama esperimento Milgram, che ora ve lo riassumo in pochissime parole. L'esperimento Milgram è un esperimento in cui tu dici, c'è una serie di, prendi un tizio e gli fai fare un esperimento di questo tipo. Mettiamo lui, sta dove sto io a sedere, e ha una macchina come se fosse un innalzatore di scorrente elettrica e di impulsi elettrici, che è collegata con dei fili a una sedia dove c'è un altro signore che è legato, che lui non vede perché c'è una tenda che lo rende invisibile. L'altra persona sa che c'è, perché gli stavo detto che c'è e lo sente prima di cominciare l'esperimento. Quello che non sa è che questo esperimento è fatto non collegando i fili con la sedia, quindi lui quello che pensa è che quello che sta facendo accade al signore che è legato a questa sedia. Allora, l'esperimento è che tu innalzi, ti viene detto di innalzare il flusso di corrente elettrica sapendo che a un certo punto c'è una soglia oltre il quale quella persona che è seduta legata alla sedia morirà. L'esperimento Milgram è valutare fino a che momento tu sei disposto a obbedire. Cioè c'è qualcuno che ti dice innalza, alza, e te sei libero di farlo, nessuno ti punirà. Ti viene detto all'inizio che se tu non lo fai non viene più.
Il risultato dell'esperimento Milgram fatto su 400